E rimani là così con le mani fuori perché tu sei più alto, esci fuori di tanto, guarda. Allora ripeto i comandi, stai dentro piegato così, col piede avanti, primo fischio. Stai fuori così, no? Muoviti veloce perché giriamo a 100 fotogrammi, quindi fai. Se non senti il secondo fischio non vieni avanti. Se senti il secondo fischio, qua, va, e dove si ferma Mario? Qua, prendeva bene lì. Vedi, piccolo stop qui, poi, Mimmo, guarda, piccolo stop, va, va, ti è venuto, poi... Poi dell'acqua, allora, ragazzi. Oh, fai pronto al fischio, Beniamino, eh? E anche tu, Mimmo. Quando sono fatto... Le due macchine... Pronti? Aspetta, provate. I ciacchi sono stati fatti. Sì. Questo serve questo. Ambe due. Levalo, levalo quello che sta facendo. Ma questo fatto. Serve sto proiettore qua. Io devo prendere la l'accento. Serve. 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 Le due macchine. Ecco, va bene. Le due macchine. Pronti? Il campo questo. 733 la prima macchina, 733 a 733 la seconda macchina. Possiamo andare? Dai, Mimmo non ne fa più. Mimmo deve star piegato lì sotto, non può star piegato. Lo so, non ti preoccupare. Quando vuoi, vai. Pronti? Sto fuori? Allora le due macchine, motore, ditemi buona, ditemi buona. Buona per questo. Io penso che sia giusta come tempi. Metti a bombetta subito, Mimmo. Se l'esplosione non viene, io faccio il secondo figlio. E allora tu vieni avanti, incazzato verso di me. Quella, ok. Pronti? Una bombetta. Pronti, attenzione! Allora, le due macchine, motore, mi chiamo da sempre Gianfranco Pavani, il mio nome d'arte è Frank Kramer perché ho cominciato a lavorare durante la mia carriera con una grande ditta tedesca, per cui questo nome è di origine teutonica. Ho capito, ma perché? Ma adesso perché non si fa chiamare? Ma sa, è una questione di mercato, insiste sempre nel guardarmi, ma gli spiego che cosa significa mercato. Significa che Frank Kramer è conosciuto nel mondo e non in Italia come un regista di grande cassetta, per cui se io mi cambiassi il nome, forse il film a scatola chiusa non lo comprerebbero più. Ecco, il punto è tutto qui. Marino, ti vai in posto. No, 7.30 no, te lo do. Lei prima ha detto che fa film per bambini scemi. No, scemi non ho detto questo. Bambini scemi io considero un po', diciamo, il pubblico è un pubblico che si deve divertire, deve evadere. Quindi io non faccio film impegnati, faccio film di grande spettacolo, di grande respiro e spesso, quando ci riesco, riesco a metterci una piccola nota etica, un messaggetto morale a carattere catechistico, a domanda risposta, no? Capito? Molto semplicistico. Ma quale sarebbe questo messaggio? Il messaggio etico è quello di fare della morale senza volerla fare, cioè farla apparire senza che sia pesante, che sia recepibile attraverso le azioni del film. Sì, capo, ma il contenuto di questo messaggio... Il contenuto di questo messaggio è sempre educativo, sempre. Perché io non ho mai fatto film
non è che me ne vanti, per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma durante 33 anni della mia carriera non ho mai fatto film di sesso o di violenza. Mai. Perché lei è contrario. Contrario, non è nelle mie corde, non posso assolutamente, non sopporto il sangue. Film che funzionano, secondo me, si raccontano soltanto in poche righe. È la storia di un personaggio ibernato da milioni di anni che attraverso un movimento di diacrisi, cioè di separazione dei ghiacci nel mar glaciale artico, naviga in un iceberg alla deriva, fino a che non viene, attraverso una tempesta, viene trovato da un bambino, quale lo fotografa. Questo bambino è il figlio muto e il nipote muto di un grande miliardario canadese, quale pensa di sfruttare questo Yeti come pubblicità per le sue grandi industrie. Se non che subentra la concorrenza, si litigano gli uni con gli altri e chi ci va di mezzo è questa povera creatura, la quale si risveglia dopo 10 milioni di anni in questo mondo estremamente cattivo e crudele quando si tratta di interessi, di egoismo e di disumanità. Questo Yeti, sentendo per istinto che c'è la disgregazione della famiglia in atto nel mondo, lui pensa di ricostruire, di rimettere assieme la sua famiglia disgregata attraverso un bambino, un cane e una bella ragazza. E purtroppo capita al centro di questa situazione di commercio fra ditte che si fanno la concorrenza e ne nasce la tragedia. Se ne torna ai suoi ghiacci, convinto dalla ragazza ad andartene, estremamente disgustato di questo mondo che ha scoperto dopo 10 milioni di anni. C'è stato pure chi ha paragonato, per esempio, il film Ginge Gonge alla vendetta del proprietario contro il capitalismo, che significa una stronzata eccezionale. I film che fate vi interessano? A me non me ne frega niente, devo dire la verità. Io guardo sul lato dei lavoro, capito? Non è che sull'opera d'arte, perché io all'opera d'arte ci credo poco. Non siamo artisti noi. Noi siamo operai, capito? Facciamo diventare artisti gli altri, col nostro lavoro facciamo diventare artisti gli altri. Geni, come si chiamano, geni. Il lavoro nostro, sia ben chiaro, è un lavoro di maestranza. Siamo a livello di manualanza specializzata nell'ambiente del cinema. Non è che ci abbiamo dei cervelli che possono andare oltre. Può darsi pure che c'è qualcuno che ce l'ha sto cervello. Però non è che... il lavoro nostro è quello che è. Una maestranza.